il giorno 27 settembre 2019. Oggi tempo, guardo il cielo, è un po' nuvoloso, però promette 3-4 giorni di temperatura ideale, non fredda. Fino a settimana prossima, circa la metà, c'è una temperatura, si può dire tiepida, non caldo né freddo, si sta benissimo. Poi arriverà il freddo, l'inverno, l'autunno, ma l'importante è divertirsi in questi 2-3 giorni. Fine del mese di settembre, i soldi non ci sono quasi più, sono rimasto quasi a zero, però guardo il cielo, guardo il mio destino è cieco, ma c'è sempre qualcheduno che è amico con me, mi invita da mangiare, trovo anche l'opportunità di essere accogliente. Comunque oggi il programma è abbastanza, direi, vasto, nonostante tutto che ci sia lo sciopero dei bus. Poi in realtà, come hanno detto, non c'è il bus, va benissimo la 58 e posso andare in piazza Cadorna. Sì, in piazza Cadorna, vado esattamente in piazza Cadorna a scoprire in un altro mondo, il mio mondo di colori, cioè il mio mondo di cascate, diciamo, più d'altro, di ruscelli. Oggi vado a Cadorna, esattamente alla località, l'ultima fermata, l'Aveno, poi disegno il display da dove parto da Cadorna per arrivare all'ultimo, l'Aveno. C'è un posto bellissimo lì dove c'è un ruscello, si sale, la zona reale, si sale, non è neanche lontano dalla stazione Cadorna del lago, cioè sarà neanche un chilometro, si sale e si va su dove c'è una foresta, un bel bosco intenso e c'è una bella cascata con uno stupendo ponte dove lì feci Lullo di Munch. Sì, disegnai un quadro per evolvere la mia personalità in quel luogo, feci un urlo così forte che, essendo vicino a una casa disabitata, volli sapere se al momento che feci l'urlo non uscì nessuno in quell'istante. Infatti nessuno, era disabitato, una bella villetta. Nonostante i miei pochi soldi riesco a trovare nella Lombardia località, cascine abbandonate, villette dove posso averle anche un prezzo eccezionale all'anno, 100-200 euro all'anno di affitto. E oggi sto tentando questa casa qua dove c'è il torrente reale, dove si può lavarsi i piedi, entrare dove l'acqua è sufficientemente tiepida, perché è in una valle non fredda. Dunque avete capito il mio programma. Alle ore 13:52 partenza da Cadorna per l'Aveno, dove, arrivato in quel paese, proseguo il cammino verso la salita, sorpassando la casa della bambola. Però questa casetta, chiamata così, talmente piccola, appartiene al comune. La mia è oltre a questa casa, più su, e dove domino tutto il Lago Maggiore. Sì, oggi sono al Lago Maggiore, ieri ero al Lago di Como, dalla sponda del ramo di Lecco, oggi ho cambiato lago e vado al Lago Maggiore, e lo sciopero adesso non c'è, passa la 58, tra un'oretta scendo di casa e mi incammino verso la mia nuova giornata, nuova esperienza, nuove case che posso io trovare, e il mio personalità di scoprire sempre volti nuovi, paesaggi naturalistici, ambientalistici pure belli nei vari settori dei luoghi della Lombardia. Saluti da Aldo il viandante, il girovago.